Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Innanzitutto approfitto per ringraziare tutti coloro che in questo periodo mi hanno sostenuto e mi hanno incoraggiato chiedendomi come stavo. La convalescenza prosegue, pian pianino sto migliorando, sto facendo progressi, certo, si tratta di cose lunghe, ci vuole tanta pazienza e non sto ancora del tutto bene, però pian pianino i progressi ci sono, sto migliorando e quindi diciamo che sono sulla buona strada. Per cui grazie a tutti. Nel frattempo, a proposito di grazie, ho visto che YouTube mi ha attivato la funzione di super grazie, quindi se volete aiutarmi a far crescere questo canale, dai, contribuite anche col super grazie. Naturalmente tutti i soldi verranno spesi per migliorare e potenziare l'attrezzatura tecnologica in modo da fare video sempre più accattivanti dal punto di vista visivo ed efficaci e completi. Detto questo, andiamo a cominciare. Con questa lezione torno alla grammatica italiana e in particolare all'analisi del periodo, che ahimè spesso è sottovalutata, ma è molto importante, anzi diciamo che è una parte fondamentale della grammatica italiana, ma anche delle grammatiche straniere, per esempio per una corretta traduzione in latino e in greco antico, è chiaro che bisogna conoscere la sintassi e anche la grammatica e di conseguenza anche l'analisi del periodo. Di cosa sto parlando? Dunque, ho già fatto dei video dedicati all'analisi del periodo, anzi andate a guardare tutta la playlist in cui ci sono tutte le regole principali. Con questa lezione invece voglio tornare a monte e quindi ripassare insieme a voi le regole principali, tutta la procedura per una corretta e completa analisi del periodo, ma lo faccio non dal punto di vista teorico, ma in maniera pratica, ovvero ho pensato per voi a tre semplici frasi che ora andrò ad analizzare. Quindi partiamo con la prima frase. Eccola qui. Una frase semplice che però mi serve per ripassare insieme alcune delle regole generali e soprattutto la procedura corretta da seguire con ogni frase. Dunque, devo eseguire i compiti di matematica per poter svolgere bene la verifica se voglio prendere un bel voto. Cosa devo fare per l'analisi del periodo? Allora, innanzitutto, rispetto all'analisi logica, qui vedete che ci sono più verbi, perché il periodo è composto da frasi o proposizioni e ogni frase o proposizione ha uno e uno soltanto di verbi. Quindi, come prima cosa, bisogna trovare tutti i verbi del periodo ed ecco che li ho sottolineati. Devo eseguire, che vale come un verbo, perché anche se i verbi sono due, perché effettivamente si tratta di due verbi, ma qui vale uno solo, perché devo è un verbo servile, dovere, potere, volere, ricordo che sono i tre verbi servili, che in analisi del periodo vanno considerati un unico verbo insieme all'infinito che accompagnano, in questo caso, eseguire. E stesso discorso per il verbo successivo, poter svolgere, o anche quello ancora dopo, voglio prendere. Ecco, quindi qui abbiamo tre verbi, servile più infinito, in ognuna delle tre frasi, quindi tre frasi o proposizioni. Tutte queste tre compongono un periodo. Quindi, se i verbi sono tre e li ho sottolineati, abbiamo tre frasi. Dopo aver trovato i verbi, il secondo fondamentale passaggio è trovare gli elementi di collegamento tra una frase e l'altra. Questi elementi di collegamento possono essere le congiunzioni, le preposizioni o anche semplici segni di punteggiatura, ad esempio la virgola che equivarrebbe alla congiunzione e o anche dei pronomi, per esempio il pronome relativo. In questo periodo abbiamo per, preposizione semplice, e se, congiunzione subordinante, ipotetica o condizionale. Quindi ho sottolineato, meglio evidenziato col colore rosso, le due paroline per e se che servono per introdurre le due frasi, mentre la prima frase è la principale. La principale è la frase che, diciamo, regge tutto il periodo, come dice la parola, è la frase principale, cioè più importante, la vera e propria reggente dell'intero periodo. È colei che può stare da sola, che ha valore autonomo, indipendente, che insomma regge tutto quanto.
E infatti posso anche dire tranquillamente devo eseguire i compiti di matematica, appunto. Tutto il resto sono solo delle aggiunte, delle espansioni per arricchire e completare il nostro periodo. In questo periodo la principale si trova al primo posto, ma potrebbe essere benissimo collocata anche in mezzo o addirittura alla fine del periodo, per cui attenzione, non dovete automaticamente dire che la principale è la frase iniziale. Dopo aver trovato la principale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo individuare che cosa sono le altre proposizioni, ovvero se si tratta di coordinate o di subordinate e come sono collegate fra loro. Per questo motivo, dato che nell'analisi del periodo è molto importante anche lo schema, ecco, vi ho preparato lo schema appunto di questo periodo. Guardiamolo insieme. Nel primo rettangolo, vedete, abbiamo devo eseguire i compiti di matematica, abbiamo la principale. Dopo che abbiamo trovato la principale, vi dicevo, dobbiamo trovare le altre frasi, spiegare che cosa sono. Sapere cosa sono lo si può fare soltanto se si sa che cos'è l'elemento che le introduce. Esempio, se si tratta di una congiunzione coordinante, è chiaro che la frase in questione sarà una coordinata e il nome della coordinata lo dobbiamo alla congiunzione coordinante. Se invece si tratta di una subordinante, allora avremo una proposizione subordinata e ancora una volta il nome della subordinata lo troviamo in base alla congiunzione subordinante, ma anche in base alla domanda che ci possiamo porre. Esempio. Per poter svolgere bene la verifica è introdotta dalla preposizione per. Le preposizioni introducono soltanto delle subordinate, quindi qui abbiamo una proposizione subordinata. Il valore, ovvero il nome di questa subordinata, lo possiamo trovare dalla domanda, ovvero per quale fine devo eseguire i compiti, per quale obiettivo, quindi si tratta di una subordinata finale. Dipende direttamente dalla principale e quindi è una subordinata finale di primo grado e vedete che è collegata alla principale, ma la mettiamo sotto perché le subordinate, lo dice il nome, sono sub, ovvero sotto in latino, vanno collocate sotto la principale in questo caso, ma possono essere collocate anche sotto delle coordinate o perché no anche sotto altre subordinate. In questo caso i gradi cambieranno e avremo subordinata di secondo grado se la mettiamo sotto la subordinata di primo grado e così via. Lo schema è sempre quello. Proseguiamo con l'altra frase. Se voglio prendere un bel voto. Allora, qui abbiamo la congiunzione se che vi dicevo è una congiunzione subordinante ipotetica o condizionale. Infatti la troviamo nel cosiddetto periodo ipotetico formato da protasi e apodosi e andate a rivedere quello di cui ho parlato in un altro video a questo proposito. Qui quindi abbiamo se e di conseguenza la proposizione è una subordinata ipotetica. Infatti il se introduce un'ipotesi. Ci chiediamo, devo eseguire i compiti per poter svolgere bene la verifica? A quale condizione, qual è l'ipotesi appunto se voglio prendere un bel voto? Quindi un'altra subordinata, ma questa volta ipotetica. Quindi lo schema in funzione è questo, bisogna partire sottolineando tutti i verbi, trovando tutti gli elementi di congiunzione o collegamento, si parte sempre dalla principale, una volta individuata quella troviamo tutto il resto e lo collochiamo nello schema come ho fatto io. Per ogni proposizione diciamo il nome di questa proposizione, ma attenzione, per le subordinate, oltre al nome, dobbiamo dire il grado, primo, secondo, terzo, quarto, i gradi sono infiniti, dipende naturalmente dai verbi e dalla posizione delle proposizioni subordinate. Ma dobbiamo dire un'altra cosa, ovvero se si tratta di subordinate implicite o esplicite. Sono implicite le subordinate che hanno i verbi principali della subordinata in questione, di modo indefinito, ovvero infinito, participio, gerundio. Sono invece esplicite se hanno i verbi di modo finito. E quei verbi di modo finito sono quelli che possono essere letti dalla persona, dal pronome personale, io, tu, egli, da un soggetto.
Quindi si tratta dei verbi di modo indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo. Spero che fin qui sia tutto chiaro, ma proseguiamo con i nostri esempi e quindi vediamo il prossimo periodo e come l'ho analizzato. Torniamo a un'altra diapositiva. Eccoci qui. Dedico questa poesia alla nonna che mi vuole tanto bene e alla quale sono molto affezionato. Ancora una volta trovo tutti i verbi. Dedico, vuole e sono, chiaramente sono affezionato. Trovati i verbi, trovo gli elementi di collegamento, in questo caso abbiamo che e alla quale e li ho evidenziati con un altro colore. Separo le tre frasi, tre perché tre sono i verbi, quindi tre frasi, e le separo con le, chiamiamole sbarrette, che metto subito prima l'elemento di collegamento. E così abbiamo, dedico questa poesia alla nonna, barra, che mi vuole tanto bene, barra, e alla quale sono molto affezionato. Tre frasi, vi dicevo. Delle tre, guardiamo lo schema che vi ho preparato. La prima frase è la nostra principale, cioè quella frase che può stare da sola, lo vedete anche dal senso compiuto della frase stessa, e che regge tutto il periodo. Dopo questa frase abbiamo che. Attenzione, questo che non è una congiunzione in questo caso, ma è un pronome relativo in quanto può essere sostituito dalla parola la quale. Nonna la quale mi vuole tanto bene. Essendo un pronome relativo, è chiaro che introduce una proposizione subordinata relativa. Essendo subordinata, la vado a scrivere sotto la principale alla quale è collegata. Quindi, ecco qui, che mi vuole tanto bene, lo inserisco nel riquadro e sopra il riquadro vado a scrivere subordinata relativa di primo grado, perché dipende direttamente dalla principale. Esplicita, perché il verbo in questione vuole, ve l'ho sottolineato, è un verbo di modo indicativo e quindi esplicita. Proseguiamo, e alla quale sono molto affezionato. Attenzione, perché qui abbiamo sia la congiunzione e che il pronome relativo alla quale. Predomina, ovvero vince fra i due, la congiunzione e quindi collocheremo questa frase non sotto ma accanto la subordinata alla quale è legata. Accanto perché è una congiunzione coordinante e quindi questa è sia una relativa, e infatti c'è alla quale, per cui diciamo che potrebbe essere una subordinata relativa, ma siccome è anticipata dalla congiunzione coordinante copulativa e, diventa una coordinata copulativa, per cui andiamo a scriverla accanto alla subordinata relativa e quindi il suo valore di relativo rimane, ma al tempo stesso la chiamiamo coordinata copulativa e delle coordinate non dobbiamo dire né gradi né se sono esplicite o implicite. Concludo con l'ultimo periodo. Quando furono le ore 14, Claudio andò allo stadio, sebbene fosse stanco, perché un grande appassionato di calcio. Sottolineo ancora una volta i nostri verbi, furono, andò, fosse, è. Ecco, attenzione, qui abbiamo quattro verbi, per cui le frasi questa volta saranno quattro. Trovo gli elementi di collegamento, abbiamo subito il quando, che è una congiunzione subordinante temporale. Poi abbiamo sebbene, altra congiunzione subordinante, questa volta concessiva. Perché, altra congiunzione subordinante, questa volta causale. Una volta trovate tutte queste congiunzioni, separo le frasi mettendo le barre prima delle congiunzioni. Vedete che c'è anche una virgola dopo il numero 14. Questa virgola, come segno di interpunzione, separa la frase prima dalla frase dopo, che è la nostra principale. Andiamo a guardare lo schema che vi ho preparato. La principale, che questa volta nel periodo che ho scritto non è al primo posto, la mettiamo chiaramente nel primo riquadro, perché è sempre al primo posto nel nostro schema. E così abbiamo Claudio andò allo stadio, principale.
Sotto la principale mettiamo quando furono le ore 14, subordinata temporale di primo grado esplicita per i motivi che vi ho detto prima. Sebbene fosse stanco. Questo sebbene fosse stanco è un'altra subordinata, ma non dipende dalla subordinata di primo grado, ma dipende sempre dalla principale, per cui la mettiamo collegata sempre alla principale, subito sotto, e quindi anche questa è primo grado. Perché un grande appassionato di calcio? Perché un grande appassionato di calcio dipende sempre dal fatto che Claudio andò allo stadio, e quindi abbiamo ancora una volta una subordinata di primo grado, cerchiamo di farcela stare, ancora una volta esplicita perché si tratta sempre di verbo indicativo, ma questa volta causale perché il perché è una congiunzione causale. Ecco, questo era lo schema dell'ultimo periodo che vi ho preparato. Spero di essere stata chiara. Naturalmente continuerò con altri esempi per ripassare insieme a voi tutte le regole di tutte queste coordinate e subordinate, che sono davvero tante, però la procedura è sempre quella, per cui ricapitolando: trovare tutti i verbi, trovare gli elementi di collegamento, separare le diverse frasi fra loro, partire dalla principale, una volta individuata la principale, trovare tutte le altre frasi o proposizioni chiamando le coordinate e dando il giusto nome, subordinate e dando il giusto nome ma anche il grado e dicendo se sono esplicite e implicite, collocare il tutto nel nostro schema come vi ho fatto vedere, e il gioco è fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Arrivederci e iscrivetevi, eh! Ciao!